Fare campeggio per le proprie vacanze è una scelta di vita, sostanzialmente. Senso di libertà, niente orologio, ritmi dettati esclusivamente dalle proprie esigenze personali. Il mondo dei campeggiatori sono l'altra faccia del turismo. Nel nostro territorio, da Fosso Seiore al Cesano, sono 12 le strutture ricettive che ospitano migliaia e migliaia di vacanzieri amanti dell'outdoor ogni anno. Se gli albergatori sono contenti dell'andazzo stagionale, i gestori di camping fanesi lo sono ancora di più, dato che, secondo le stime a livello regionale, il settore segna un buon incremento rispetto alla passata stagione. Nelle nostre strutture vengono ospitati turisti votati essenzialmente al relax e al mare, provenienti dalla Germania, Austria e Belgio, oltre ai nazionali prevalentemente dal nord Italia. Stanno andando bene, hanno tenuto tutti come 2018, qualcuno ha avuto di più, quindi siamo contenti, siamo soddisfatti e quindi è una stagione buona per noi. Però è anche un turismo estero, non sono solo italiani. Sì, ci sono il turismo estero perché anche l'estero è diventato fidelizzato molto, cioè quelli che sono già venuti ritornano sempre. Soprattutto anche i ragazzi, vediamo tantissimi giovani. Sì, perché abbiamo anche moltissime attività. La vita di campeggio è una via di mezzo tra il villaggio turistico e l'appartamento, dove si fa lo slalom tra il gioco aperitivo e l'acqua gym in piscina e la cena dal vicino di tenda o di bungalow. Un luogo dove c'è una spiccata propensione alla socialità. Si è tutti un po' una grande famiglia, ci si dà una mano a vicenda, si fraternizza e si formano comitive che poi si ritrovano anno dopo anno con una presenza giovanile da fare invidia al più gettonato villaggio vacanziero. Attenzione però, campeggio non fa rima con spartano. I camping moderni sono dotati di ogni comfort, casette con aria condizionata, mini market con prodotti locali, piscina, spiaggia privata e ovviamente ristorazione di ottima qualità. Qual è il turismo del campeggio? Chi viene qui da voi? Il turismo di campeggio è la... È la famiglia che vuole attività, è la famiglia che vuole l'animazione, è la famiglia che vuole vedere le cose. Cioè, in albergo forse è più restrittivo il cambiarsi, andare a tavola, qui invece vogliono essere liberi e questa libertà è molto apprezzata. Non è difficile quindi trovare turisti che vengono qui da decenni, addirittura portati dai propri genitori negli anni 70 ed oggi qui assieme alla propria famiglia, ai propri figli, per una vacanza a contatto con la natura.